Facciamo il tonno sott'olio così come lo faceva la nonna. Mettiamo i tonnetti in una pentola ben capiente. Aggiungiamo abbondante acqua fino a ricoprire il pesce completamente di acqua. Aggiungiamo alcune foglie di alloro. Ed il sale, un cucchiaio scarso ogni litro di acqua. Accendiamo il fornello. Mettiamo il coperchio ed aspettiamo che bolle. Appena bolle, fate cuocere i vostri tonnetti a metà cottura, questo significa circa 20 minuti. Una volta cotti, spegniamo il fuoco. Scoliamo i tonni e lasciamo scolare e raffreddare per tutta la notte. Trascorsa la notte, andiamo a spellare, tra virgolette, il nostro pesce. Guardate, togliamo le spine. L'interno. Puliamolo per bene. Ed andiamo ad posarlo in una stoffa di cotone. Ed ora lasciamo asciugare i pezzetti di tonno per 48 ore. Abbiate cura di ricoprire con un panno, tale da evitare che si posino le mosche. Dopo 48 ore, ecco come si presenta il nostro tonno. Ben asciutto. Adesso possiamo invasare. Tagliamo a tocchetti il nostro tonno ed invasiamo. Fate attenzione di posare i tocchetti all'insù, ovvero in verticale. Aggiungiamo una mezza foglia di alloro, olio, io in questo caso uso l'olio di oliva, ma potete mettere anche l'olio di semi. E riempite i barattoli fino all'orlo. Puliamo gli orli. Chiudiamo i barattoli . Mettiamo i barattoli in una pentola non molto alta . Avvolgiamoli con della stoffa . Aggiungiamo l'acqua . Mettiamoli sul fuoco.
ed appena cominciano a bollire, lasciamoli cuocere a bagnomaria per 20 minuti. Spegniamo e lasciamo raffreddare. Una volta completamente freddo, il nostro tonno sott'olio è pronto per essere conservato in un luogo fresco e buio. Si mantiene fino ad un anno dopo la conserva.